È mistero sulla morte di un ragazzo di 17 anni, Ismaele Lulli, di Sant'Angelo in Vado, nel Pesarese. Il suo corpo è stato trovato riverso pancia sotto ad una cinquantina di metri da una chiesetta che sovrasta una collina raggiungibile da una stradina in località San Martino in Selva Nera. Il ragazzo ieri sera non ha fatto rientro a casa dalla madre in paese e l'ultimo messaggio partito dal suo cellulare ad un parente è di ieri pomeriggio alle 16. Poi di Ismaele nessuno ha saputo più nulla. È seguita una notte di ricerche che però non hanno dato alcun esito, almeno fino alle 13 di oggi, quando un uomo che passava di lì ha notato qualcosa, alcuni segni vicino ad una croce che lo hanno portato fin giù sotto la scarpata dove il corpo del giovane è stato trovato con le gambe all'insù, già cadavere. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto si sono precipitati i carabinieri di Urbino e quelli del comando provinciale di Pesaro, guidati dal tenente colonnello Sommese. Per gli inquirenti la pista più accreditata è quella dell'omicidio. Per questo domani mattina all'alba arriveranno da Roma anche i carabinieri del RIS. L'area attorno alla chiesa, in un raggio di centinaia di metri, è inaccessibile a chiunque. I militari fanno passare soltanto i pochi residenti che abitano qui vicino. Oggi pomeriggio sul posto si è recato anche il PM, Irene Lilliu, con il medico legale. Per ora bocche cucite su tutto. Impossibile sapere qualcosa di più sulle modalità di quello che si annuncia un mistero fitto e per ora inspiegabile, che ha portato alla morte di un ragazzino di soli 17 anni.